nel luglio 2021 sono stato ospite ad Armi e Bagagli in compagnia della White Company che mi ha dato un piccolo spazio per fare qualche intervista. E questa è la prima di questo trittico di interviste che sono riuscito a fare in fiera. Ovviamente mi scuso un po' per l'audio, c'è tantissimo casino, ma in fiera è così. E iniziamo proprio con Giuseppe Pugliese, che è il ragazzo nonché capitano della White Company, che mi ha ospitato. Allora, facciamo questa piccola idea, questa intervista, così almeno abbiamo anche l'audio, abbiamo il doppio Il video doppio e un video, il doppio audio. audio, vabbè, no, Allora, singolo audio. presidentissimo. E la Madosca, no, 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 non No, come presidentissimo. te, vostra eccellenza, No, come no, no. santità. Sì, ci siamo, vabbè. No, allora, seriamente, noi ci eravamo lasciati parlando comunque di tutto quello che è i tamburini malefici che fa proprio qua. Urliamo. Di tutto quello che è il mondo della revocazione che la White Company sta portando all'interno di eventi come appunto Armi e Bagagli e moltissimi altri. E io mi chiedo, ma com'è possibile che questi ragazzi riescono a fare tutti gli eventi? Cioè, Ma allora, in la realtà potenza devastante. no, è il vantaggio di avere comunque tanti ragazzi giovani, un gruppo veramente, veramente numeroso, perché attualmente contiamo 40 unità, non tutte attive ovviamente, però diciamo che possiamo portare un ricambio ogni evento fra i 15 e i 25 più o meno, quindi automaticamente avendo tante possibilità possiamo partecipare a più eventi, avere sempre forze fresche e è l'enorme sforzo che fanno i ragazzi che ci permette di essere ovunque, per quello che è possibile ovviamente. Che poi non solo, perché oltre a portare comunque 20-25 persone a ogni evento, voi portate, ecco, le torri, un accampamento incredibile, quindi anche a livello proprio di logistica e di strutture Sì, è abbastanza questo importante. è dovuto al fatto che siamo molto capillari sul territorio, cioè non abbiamo base solo a Livorno, che è dove c'è la società, dove c'è l'associazione e quant'altro. Ma abbiamo delle sedi distaccate a Pistoia, Lecco, Rieti. Questo ci permette di avere una logistica molto snella e quando c'è bisogno di fare l'evento con tutto l'accampamento, tutte le fortificazioni, tutto quello che serve, abbiamo il furgone che viene caricato in un posto, mandato lì, partono le macchine, quindi una logistica molto, ecco, molto ben organizzata da questo punto di vista. Però anche per una logistica del genere mi viene in mente che c'è anche bisogno di un certo inquadramento, anche di una certa disciplina, anche perché io vi ho visto qui ad Armi e Bagagli dei soldati, veramente. Cioè. L'idea, il fatto che me lo dici mi fa piacere perché vuol dire che riusciamo a trasmettere quello che proviamo a comunicare all'utente finale. Comunque la White Company a tutti gli effetti, per quanto mi riguarda e per quelli che sono gli studi che abbiamo fatto noi, quindi non mi permetterei mai di entrare nel merito di dire questo è così, assolutamente. Però è il primo esempio comunque di un esercito ben organizzato, quindi automaticamente hai una compagnia d'arme mercenaria che si professionalizza. Questo lo devi trasmettere, è improbabile, devi far vedere un inquadramento e quindi questo è quello che insegniamo ai nostri ragazzi, cioè noi siamo sempre dell'idea, nessuno ti obbliga a stare qui, se stai qui con noi devi dare rispetto a quello che facciamo e come lo facciamo. Partiamo dalle istruzioni base per il movimento in formazione, perché poi facciamo movimenti di picche e combattiamo con le picche. Quindi da lì nasce un inquadramento molto rigido, ma soprattutto marziale. È anche un modo per comunicare, come ti dicevo, quella che era la White Company. Il fatto che il suo condottiero è stato un pioniere, un illuminato, se vogliamo, della guerra. Perché ha detto, va bene, sì, che cosa fanno gli altri in questo momento? Le compagnie provvedono a se stesse, gran parte del bottino saccheggiato, dei riscatti presi dai nobili, li prendeva chi comandava la compagnia e poi ovviamente Un anche i po' di soldati a scendere, redistribuzione. ma rimaneva molto poco per il fante base. Cosa dice Occhio a un certo punto? Dice va bene, io voglio che questo lavoro sia importante, voglio dare un prodotto che sia unico. Semplicemente fa un cambio, una piccola cosa. Dice, non siete voi che vi armate, ma vi armo io. Con i soldi che guadagniamo, ma vi armo io. Ed è qui che inizi a vedere un'uniformità, inizi a vedere la prima, che poi anche lì era eterogenea la cosa, per carità, Vabbè, però assolutamente. Però l'inizio. inizi a vedere, e ovviamente era materiale di qualità, perché ci spendeva, perché dice, voi siete il mio profitto. Quindi ovviamente Era un voi. Esatto, imprenditore. un imprenditore della guerra, se vogliamo, a tutti gli effetti.
e questo ha funzionato a tutti gli effetti e quindi automaticamente ha visto i risultati, tant'è vero che le sconfitte che ha avuto si contano veramente sulle dita di una mano, poi per il resto ha sempre vinto. E questo è anche un po' quello che ho visto con voi, perché comunque voi avete veramente, come vi posso dire, attira l'occhio il fatto che c'è tamburi stesso colore, scudi, tutti quanti, cioè non hai quella passa il termine raffazzonalità, allora, di molte compagnie in cui trovi, però aspetta, uno un po' allora, più zoppo di qua, uno zoppo di là, insomma, però c'è da dire, questo è vero, lo capisco, è vero anche che noi siamo molto abituati all'impatto cinematografico, il cinema ci ha insegnato che è bello vedere tutto l'esercito uguale contro un esercito, i blu contro i rossi, no? La cosa sì, stupida, okay. Classica. Però ovviamente non era così, perché comunque gli eserciti non erano quegli eserciti spaventosamente grandi come ci fa vedere il cinema, non erano così organizzati a livello cromatico e di equipaggiamento, quindi il nostro è una forzatura, non te la nascondo, è una forzatura, però è basata anche sulla vera diciamo descrizione della compagnia, perché si chiamava White Company, perché veniva dalla lucentezza delle loro armature e tutte le armature dovevano avere questa, erano pulite con un materiale particolare, dovevano proprio spiluccicare, dovevano essere candide, bianche, ok? E da qui White Company. C'era anche un altro motivo perché non era scemo, ed è questa è una cosa che si legge in alcune cronache dell'epoca. Il motivo per cui dovevano essere sempre puliti era perché tu dovevi dimostrare di aver combattuto. Tu soldato, se tu mi ritorni tutto bello, perfetto, pulito, magnifico, tu vuol dire che non hai combattuto. Non hai combattuto mai. Vuol dire che non hai preso parte alla battaglia, quindi io non ti pago. Quindi è anche un modo, questo ovviamente è un aneddoto, però è riportato nelle cronache, dove si sa che alcuni ufficiali della compagnia hanno ripreso e non pagato alcuni soldati che erano ritornati immacolati dalla situazione. Il disertore lo beccavi su. Sì, diciamo quello che lo sfaticato di turno, chiamiamolo così se vogliamo. Ma a proposito di fatica, no? Ma io ti volevo chiedere, armi e bagagli, usi e costumi, adesso poi ci racconti anche della fortezza. Ma tu dormi la notte? Allora, come ti dicevo nel primo audio, nel primo giro. Allora, prima dormivo molto poco, ma non è sempre un'allegoria, però comunque. Man mano che i ragazzi hanno iniziato a fare eventi, a professionalizzarsi, hanno iniziato ad avere la loro indipendenza e quindi automaticamente se prima dormivo un'ora adesso ne dormo tre, perché ovviamente mi posso affidare a loro. Cioè hanno imparato come si fa un campo, hanno imparato come si fanno determinate cose, sanno già che quando arriviamo in un posto dobbiamo squadrare il campo, sapere come va montato, perché va montato la tenda lì piuttosto che là, cioè sono piccolezze, sì. Ma però ti liberano anche, assolutamente sì, e questo è perché loro ci stanno mettendo un impegno che è veramente devastante. Poi per quanto riguarda la fortezza invece lì è una cosa ben diversa. Dai, parlacene un po', che siamo, cioè io ho visto gli eventi che avete fatto, tanta roba. Guarda, ti ringrazio, per ora è ancora molto piccola la cosa perché riguarda noi, però stiamo cercando di allargare a più compagnie, anche perché vogliamo fare sistema, vogliamo fare rete, questo è quello che ci interessa molto. E infatti il progetto di Educare Insieme riguarda un multiepoca, riguarda che ogni 12 eventi per 12 mesi, ogni mese praticamente una compagnia affiancherà noi di epoche diverse per spiegare al committente, quindi anche all'utilizzatore finale, il cittadino che gratuitamente entrerà all'interno della fortezza in quest'isola che adesso viene chiamata l'isola di Livorno, ovviamente cambiata di epoca, entrerà e magari vedrà gli Etruschi, vedrà i Romani, vedrà quelli della Seconda Guerra Mondiale, vedrà i napoleonici, tutta una serie, per poi arrivare al 12° evento che sarà invece un insieme di tutte le compagnie che hanno partecipato, una grande festa, una bella festa dove tutti saranno invitati ovviamente. Una reunion. Sì, una bella festa rievocativa per la città e ovviamente per noi, perché noi siamo egoisti in questo, perché ne approfittiamo. Ma mi pare giusto. Ne approfittiamo dopo il lockdown, insomma ne approfittiamo, però sarà una festa della storia. Così e l'idea è che adesso, grazie comunque all'incoraggiamento che abbiamo ricevuto anche dalla società che gestisce la fortezza, di occuparci di questo settore appunto della fortezza della Nuova di Livorno e man mano porteremo sempre più attività. Ovviamente abbiamo partecipato a tanti bandi del Ministero, grazie all'affiancamento con Crazy Revolution e Barbara Milioni, che è la nostra project manager e quindi ha studiato tutto il modo di farci entrare all'interno del colloquio con le istituzioni, e questo ci ha permesso da parte del Comune di Livorno un aiuto,
perché è stato tutto patrocinato e questo è importante. E sia la segreteria del Comune di Livorno, il sindaco stesso, l'assessore alla cultura, sono stati tutti disponibilissimi a 360 gradi. Che poi è strano, perché di solito il gruppo di educazione media c'è sempre un po' paura delle istituzioni. Assolutamente sì, assolutamente. Invece... sì. E questo lo dico a tutti quelli che ti seguono, che hai big follower, quindi automaticamente non abbiate paura di parlare con le istituzioni, fatelo però in maniera professionale, perché se lo fate in questa maniera automaticamente non ci saranno no, ci saranno magari dei forse, magari aspettiamo, vediamo, ci saranno dei sì, ma non ci sono mai dei no. Provate una volta, due volte, tre volte finché non arriva il sì, e prima o poi arriva, perché anche noi non è che siamo partiti così, però è arrivato il sì e da quel momento automaticamente da lì ovviamente sono state soddisfazioni. Si va. Ma a proposito del si va, io so che state poi in partenza, si va assolutamente. Via assolutamente. Allora ci sono due situazioni in ballo. Ovviamente per quest'anno il Time and Epochs in Mosca è bloccato perché tutta una serie di ragioni, ma se no avremmo partecipato anche lì. Però sicuramente adesso l'8, fra due, cotta e mangiata. Cotta e mangiato pronto. Andremo in Ungheria al festival penso più grande del centro Europa, e a Visegrad, la città medievale di Visegrad. Wow. E ci saranno due scontri il venerdì, tre scontri la domenica, tre o quattro scontri la domenica e scusate, il sabato, inizio a essere stanco, e tre scontri la domenica, quindi tre o quattro il sabato e tre la domenica. Insomma, anche un bel evento pieno. Sì, partiamo giovedì alle massimo verso le 10, saremo lì venerdì mattina, montiamo tutto l'accampamento, ci prepariamo già per gli scontri e via così. Bella tosta, sempre perché due ore a notte ormai si dorme. Sì, tanto non ci serve dormire, è sopravvalutato, non ci serve. Ma allora, in tutto questo mare di eventi, perché ormai ne fate veramente a profusione una cosa pazzesca, qual è il tuo preferito, quello che ti è rimasto nel cuore, dove allora, c'è casa? Diciamo? Allora, questa è una domanda bastarda, bastardissima. Io la devo fare, però dai. Però ti dico che non voglio dire qual è stato il più bello a cui ho partecipato, quello a cui sei più affezionato, ma voglio dire quello che ci ha permesso, che è anche bello assolutamente, non voglio dire di no, ma è quello che ci ha permesso di partire, ed è sicuramente Sarzana Senza Tempo e Simone Del Greco e l'associazione Sarzana Senza Tempo, la presidente e quant'altro ci hanno dato fiducia quando abbiamo iniziato. Eravamo veramente un gruppo di ragazzi che aveva appena iniziato e ci hanno accolto, ci hanno fatto lavorare, ci hanno dato fiducia e da lì è partito tutto. Parecchi ci hanno detto ma dove andate, che cosa volete fare, ma lasciate stare. Io ho fatto un po' questa scommessa, ho detto vabbè ragazzi, ma se non si va mai da nessuna parte si resta a casa. Beh, però è vinta la scommessa. Io direi che a distanza di qualche anno possiamo dire che è stata vinta, e il famoso a Sarzana non ci dovevamo andare, forse chi l'ha detto non ci doveva pensare bene. È andata bene, poteva andare male, però è andata bene. Ovviamente noi abbiamo ancora tantissima strada da fare, quello che presentiamo assolutamente non è perfetto, assolutamente no. Ci sono tantissimi gruppi, almeno esteri, a cui noi ci rifacciamo, ma non perché quelli italiani non valgono, anzi lo dico a tutti quanti, quelli che stanno ascoltando, sono molto ben visti i gruppi italiani all'estero, anzi vengono visti come un marchio di qualità. Quindi questo l'abbiamo riscontrato per tre volte a Mosca, lo abbiamo riscontrato parlando con gli organizzatori di Visegrad che hanno chiesto proprio di noi, quindi ben venga. Quindi sono molto tenuti in considerazione. Però per noi, per come abbiamo impostato il lavoro della White Company, facendo anche parte dell'English Heritage, e questo per noi è un marchio di veramente di qualità, di qualità e di importanza, e, diciamo che ci siamo rifatti a compagnie che hanno fatto la storia della rivoluzione storica. Compagnie di San Giorgio, alcune compagnie francesi molto rinomate, per vedere come lavoravano, e abbiamo iniziato a prendere quella strada. Ovviamente siamo l'unghia del mignolo di quelle compagnie, stiamo cercando di lavorare in quel senso, piccoli passettini ovviamente perché riguarda tanti investimenti e non sempre è facile, anche perché noi ci occupiamo del nostro socio a 360 gradi e tutta la parte militare la passiamo noi al ragazzo. Wow. Quindi beh, veramente come, esatto, come la White Company abbiamo originale. Abbiamo cercato di fare quel lavoro lì, quell'idea lì. E quindi. Ma poi guarda, io volevo rapidamente, telegrafico, volevo dirti questa cosa, perché ripensandoci, poi ecco, con la prima intervista poi uno ci rimugina sopra. Il fatto che
tu dici giustamente abbiamo ancora tanto da fare, è una strada, è un percorso, è ancora lunga, però secondo me già soltanto i risultati di cassa che si riuscì a parlano per voi, perché dici ok, magari mi manca il disegnino, il ghirigorino, mi manca la finezza, ma c'è un impegno, c'è la ciccia, come ti posso dire, allora, infatti una cosa che io apprezzo del lavoro che stiamo facendo, che i ragazzi e le ragazze stanno facendo della compagnia, è che noi parliamo con i fatti, le chiacchiere le lasciamo agli altri, cioè mentre abbiamo una cosa che a me non piace è che c'è sempre tanta rivalità tra i gruppi di popolazione storica, e questo lascia un po' il tempo che trova, perché fare rete, fare squadra è il modo per superare i problemi. Poi ripeto, siamo arrivati a un punto in cui ce ne hanno dette di tutti i colori e va bene, ci sta, va benissimo, però allo stesso tempo noi abbiamo risposto sempre e solo con i fatti, sempre, cioè non abbiamo mai detto ok sì no ma abbiamo fatto questo, quest'altro, no, zitti, però i risultati si vedevano e poi sono arrivati, perché io guarda, una cosa che non ti ho detto nella prima intervista che è mi sono sorpreso molto stando qui all'ingresso, quindi ovviamente siamo sempre all'ingresso, abbiamo parecchi feedback, parecchi dei nostri colleghi si sono venuti a congratulare, ma non di Livorno ma di gente fuori, del lavoro che stiamo facendo su Livorno, non è passato inosservato, è una bella cosa perché comunque è valorizzato, è apprezzato, è sentito ed è un bel riscontro, mentre magari dici sai il gruppo, che ne so, il gruppo della Valle d'Aosta, il gruppo del Veneto, il gruppo dell'Emilia Romagna, che non ha a che fare fisicamente con Livorno, ti viene a dire ragazzi un lavoro bellissimo, bravi, continuate così, è bello, è una cosa che ti dà energia per fare sempre di più, ecco questo. Beh, infatti preghiamo tutti che veramente ci sia un po' di pace tra i gruppi rievocativi italiani invece di starci a mozzicare tra di noi. No, anche perché è una guerra tra poveri. È la guerra tra poveri, esatto. Quando invece magari aiutandoci l'un l'altro potremmo fare delle grandi cose. Anche perché nessuno di noi può fare le cose a 360 gradi. Ti mancherà sempre quel lato che magari quella compagnia ha approfondito meglio di te, come è giusto che sia. Anziché dire ah bah, lui c'ha quella cosa ma io c'ho quest'altra, no, valorizza quello che c'ha quella compagnia dicendo senti io devo fare questa cosa, vieni con me, facciamola insieme, perché io magari faccio un pochino meglio una cosa, tu ne fai meglissimo, anche se non si dice, quest'altra, ben venga, io sono contento che tu hai il tuo momento di visibilità come io ho il mio, però portiamo un prodotto che insieme wow, quindi se si arriva a fare questo ragionamento tu hai un risultato esplosivo. Questo è quello che secondo me si deve arrivare a capire. Guarda, sempre un flash, ne parlavo prima con Saporiti, proprio qui in una piccola intervista, e dicevo questo fatto, dicevo, ma noi facciamo delle spade belle, ma perché invece di stare uno di qua, uno di là, uno con tre spade, non stiamo insieme e ce ne abbiamo sei? Anche perché te c'hai il lavoro che non finisce più, anzi devi mandare via la gente. Quindi lasciamo stare. Che poi questo signore qua ha dovuto aspettare non so quanto tempo per accettare un invito, guarda per favore vieni a darmi i bagagli, c'è tanta gente, per favore vieni con noi, faceva il sostenuto, quello io ho i big follower, non vi considero, poi a un certo punto si è riconsiderato, va bene, dai. Vi permetto di avere la mia presenza, e quest'anno incredibilmente primo anno in cui spada nera incredibilmente, eccolo qua. Ma questa è tutta una scusa, perché così io pian piano mi sbianco, e vado sempre più di là. Assolutamente. No, a parte gli scherzi, però sono contentissimo che siete riusciti a venire e... Ma guarda, è stata un'occasione meravigliosa, ma poi soprattutto perché la cosa che abbiamo adorato è stato il fatto che stando con voi non sei con il panico da oddio madonna lo stand, devo portare le cose, relax, le interviste, le chiacchierate, rivediamo gli amici, c'è lui che poi ti fa tagliare dalle risate, quindi stiamo da Dio, cioè io lo dico ragazzi. Allora guarda, questo aneddoto di Spada Nera, ecco. Chiama preoccupatissimo, ragazzi allora ma bisogna portare qualcosa, c'è da fare questo, come organizziamo lo stand, che facciamo? Io sono fantanzioso. Durato 5 minuti la chiamata, senti facciamo così, 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 è arrivato tutto pronto, fatto senti ma io sto arrivando, guarda e noi perché ovviamente la fortuna di Spada Nera, c'ho il culo, doveva arrivare ovviamente tamponato, tac, subito, ritardissimo perché tamponato. Ma tra l'altro con l'ansia assurda perché era il più piccolo al volante con la macchina della madre bianca immacolata uscita dal concessionario. Ma venerdì è successo di tutto qua.
loro che tamponano, Madonna. Gruppo francese che porta sempre tre, hai visto tre gli stand, sì, sono divisi, no? Occupano tre slot di stand, tutto monopelli, lavorate. Sì. Bruciato il mezzo all'altezza di Trezzano sul Naviglio. Madonna. Non... Le bestemmie. Cioè, un altro che doveva portare l'artiglieria, si è sganciato il caravan salendo perché si era fuso il motore. No, cioè, veramente, guarda, venerdì. Poi mi è arrivato del messaggio telegrafico. Guarda, abbiamo tamponato, ti faccio sapere. Ho tamponato. Cioè, non ho saputo fino a... Questo alle 4, alle 6, fino alle 6 non ho saputo se erano vivi. Cos'era? Cioè, veramente, guarda. Un armi e bagagli sensazionale. Ragazzi, proprio arriviamo con la cartella tra i denti. Però quando è arrivato ha trovato tutto sistemato, tutto pronto. No, appunto, quello che dicevamo prima, c'è un'organizzazione, ragazzi, militare. Però dai, ultima cosa, questa mi devi concedere, per il futuro, cosa vedi? Ma allora, per il futuro innanzitutto spero che continuiamo così, veramente, spero davvero di continuare E di arrivare così. A 4 ore a notte magari. Sì, anche 6 non mi dispiacerebbe. Magari passare un po' più di tempo con la mia ragazza perché sto veramente troppo fuori e poi è un problema, insomma. E però c'ha tanta pazienza e mi sopporta, grazie a Dio. E, però ecco, diciamo, sicuramente per il futuro riconsolidare la nostra base a Livorno sicuramente con quello che stiamo facendo e sicuramente avere un calendario fitto di eventi come nel 2020, che purtroppo dovevano essere i famosi 20 eventi nel 2020. E poi la pandemia ci ha, 2020, ci ha tolto questo piccolo piacere, ma siamo ripartiti e abbiamo la fortuna che i nostri committenti ci credono, stanno organizzando tantissime cose, anzi settembre-ottobre dovrebbero avere 8 fine settimana, non 4 a testa, perché la gente si sta concentrando molto su questi mesi. Perché ovviamente hanno tutti un po' la paura dell'autunno. Assolutamente. E spero vivamente che sia l'apertura della sala d'armi a Livorno, che riguarderà, diciamo, gran parte del distaccamento livornese, e sia i progetti che stiamo incamerando con il MIBAC e soprattutto anche il Ministero per altre cose, porteranno a una valorizzazione della fortezza di Livorno, ma anche delle altre fortezze, perché il pentacolo delle fortezze livornesi vorremmo ripristinarlo. Ovviamente 2 sono andate distrutte, 3 sono ancora, diciamo, fruibili, ma pochi sanno che sono collegati da tunnel sotterranei per rifornimento di munizioni. L'idea poteva essere ripristinare questi collegamenti per dare un servizio ai croceristi, in modo tale che quando arrivano a Livorno possono non andare a Pisa, Lucca, Volterra, Firenze, anche lì, ma stare anche su Livorno, vedere cosa può offrire Livorno mediante una visita guidata all'interno delle fortezze, anche grazie all'associazione delle guide turistiche livornesi, che si sono messe completamente a disposizione in questo senso. Quindi creare rete sempre di più per dare un servizio a chi viene a vedere la nostra bella città. Sei un boss. No. Dai, te lo devo dire, dai, ci proviamo, ci proviamo. Tu sei troppo modesto, quindi ti devo sprodare io. Ci proviamo davvero. Mister, è stato veramente un piacere. Un piacere mio, e grazie finalmente per questa intervista che non è mai riuscita. È stata proprio... No, io ogni tanto guardavo qui che c'ho la spia se c'è corrente, tipo, oddio, la corrente! E quindi questo dai. È grazie. Mister, un piacerone e... Al prossimo Armi e Bagagli? Ma no, ci vediamo prima. A Ferrara, usa i costumi. Ora è un falso sostenuto, ci viene. Dai, ci si viene. Dai, ci vengo, però ti strappo una promessa. Eccoci. Te l'ho già ordinata la spada nuova. Ti portiamo la spada nuova. Anche prima, magari. Però, brandino. Assolutamente ci devi sì. Brandizzare. Ci sto. Dai, ci brandizziamo. Ci stiamo. Brandizzate. Dai, un abbraccione. Ciao, ragazzi. Alla prossima. Ciao.